È possibile oggi dirci buona Pasqua? È possibile oggi dirci santa Pasqua? Non lo so. Non ho risposte. Ma facciamo parlare chi risposte ne ha. Certo, nel mio cuore so che la Pasqua è il sangue di Cristo che si unisce al sangue di tanti bambini, di tanti genitori, anziani, persone disabili che stanno morendo. E che quel sangue è la vita, quel sangue è la risurrezione. Quel sangue è la soluzione di ogni conflitto. Quel sangue è la speranza. Torno ancora ad un pensiero di Arnoldo Mosca Mondadori, il quale ci ricorda che Cristo abita anche le ferite di coloro che noi reputiamo imperdonabili. In ogni essere umano, anche il più disprezzabile ai nostri occhi per la sua cattiveria, anche di lui Cristo va a caccia, alla ricerca della sua fragilità, per poter vivere in essa e aspettare da lì che lo sguardo di quell'essere umano si muova verso quel centro, verso quell'inferno dove solo Gesù è presente, crocifisso e vivente. Queste parole sono valide anche per Putin? Queste parole sono valide per tutte le persone che si sono macchiate di gravi crimini nel mondo? Penso ad un Hitler, a un Pol Pot, a uno Stalin. Sono valide anche per loro? Gesù è nell'inferno di Putin. E allora Gesù, Signore della vita, fa che le ferite di questo fratello possano diventare feritoie. Fa che possa convertirsi alla pace, possa chiedere perdono e possa poi anche con serenità pagare il suo debito alla società e al mondo. Perché è vero, tu sei nell'inferno di ogni uomo, ma soprattutto di quegli uomini che noi reputiamo imperdonabili. E voglio chiudere con parole e con gli auguri di Papa Francesco, che ci invita alla speranza. Lì dove ti ha seminato, spera, spera sempre, non arrenderti alla notte. Alla fine dell'esistenza non ci aspetta il naufragio, in noi palpita un seme di assoluto. Dio non delude, dice Papa Francesco. Se ha posto una speranza nei nostri cuori, non la vuole stroncare con continue frustrazioni. Tutto nasce per fiorire in un'eterna primavera. Anche Dio ci ha fatto per fiorire. Ricordo quel dialogo quando la quercia ha chiesto al mandorlo: «Parlami di Dio». E il mandorlo fiorì. Ovunque tu sia, costruisci. Se sei a terra, alzati, non rimanere mai caduto. Alzati, lasciati aiutare per essere in piedi. Se sei seduto, mettiti in cammino. Se la noia ti paralizza, scacciala con le opere di bene. Se ti senti vuoto, demoralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa nuovamente riempire il tuo nulla. Opera la pace in mezzo agli uomini e non ascoltare la voce di chi sparge odio e divisioni.
Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre. Difendila e proteggila. Quell'unico lume è la ricchezza più grande affidata alla tua vita. Santa Pasqua, mondo, Santa Pasqua, Ucraina, Santa Pasqua, nei luoghi dove c'è violenza e dove c'è una piccola luce di questo unico lume che il Signore ha affidato a me, a te e a ciascuna donna e a ciascun uomo di questa terra. Una Santa Pasqua a tutti. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.